Mo me son preparato, Ti sei ragazzi. preparato, Carlo? Paolo. No, Arriva una perché cartella che non manca, no. l'anagrafe del comune, trovano il tuo nome. Guarda, guarda che abbiamo un problema. Abbiamo un problema perché eccolo qua. È partito, siamo live. Problema c'è che ti do una cartella che manca l'anagrafe del Ma comune, ti no, trovo. vedi, come vogliamo fare un match c'è subito qualche casino. Che Però casino c'è? no, non era partito, cioè non era partito su Facebook. Ah, c'hai Ah, bene, bene. paura, perché c'hai paura. Adesso, guarda, cioè, il primo schiaffo che vola lo prendi te subito, quindi voglio Sì, dire. no, non lo prendi te, non lo prendo io. Allora, vabbè. Allora, questa è una live un po' particolare, perché io e Carletto siamo amici, ma già Alla alla grande. grande, ma già dalla posizione vedete che al centro c'è un arbitro, perché noi abbiamo deciso veramente adesso è sparito, vabbè, l'arbitro Marito, perché già giustamente l'arbitro ha capito com'è la ha già, situazione. esatto, ha già lasciato. Abbiamo deciso comunque che dobbiamo dircele in faccia le cose che pensiamo. Devono Adesso, volare gli stracci. Via. esatto, non è perché voglio dire, voi dite ah, Pernat protegge sempre Bastianini e poi a me mi dite ah, vabbè, ce l'hai, sei schiavo di Marquez. Ma non Ed è è vero. vero, ed è No, non è vero, vero, non è ed è vero, vero. non è vero. È vero come tu sei manager di Bastianini, Ma cioè io noi sono abbiamo. manager, sono parte in causa, tu no. Io sono parte in causa perché sono un giornalista anziano, Sì, sei diciamo, un decano. decano, e quindi mi Sai posso che decano permettere staccato vuol dire qualcosa di brutto, il eh? decano. Era sparito, è No, risparito, ero Angelo. sparito perché avevamo provato a vedere se risolvevamo con Marco un problema tecnico, ma non è Non lo possibile. risolviamo. Quindi Vabbè, niente. vabbè, vabbè. Comunque l'avete fatto il peso? Cioè... Allora, è il Guarda, peso. lui ha peso sega, io ho peso welter. Ah, Era. bellissimo. Siamo bene. Tra l'altro, i lettori si lamentano che non c'è la nebbia a Genova. ragazzi, ho il computer nuovo grazie al nostro grandissimo che me l'ha mandato gratis a casa. Benissimo. Ah, Oh, allora. Voglio dire, no, poi ti odio, adesso, un bacio. tanto per dirlo, cioè, ma può essere più genovese di un genovese, cioè E un cosa faccio? manager, Rimando dietro? ma Belì, ma sei no, fuori. ma uno come te non doveva accettare, non doveva accettare, perché voglio dire, sei un manager di Sì. Cioè, peso, appunto. Però noi ringraziamo ti sta dando del genovese, eh? Io Ma te lo io dico. sono genovese, me ne Immagino. vanto. Allora, io direi una cosa, che la prima litigata ce la facciamo, Faccio io la ovviamente. domanda, ce l'ho io Dai, pronta, per dai, voi. Che vai, tra allora vai, l'altro vai, vai gli giù. spettatori sono indecisi se è uno scontro fra titani o fra totani, visto per rimanere sul Frattotani, è mondo. più facile Esatto. frattotani. Ma la domanda, dai, la prima domanda è facilissima, cioè quella, ma è un Marquez meno qualcosa? Certo, Scalera può dire quello, sai, lui è sempre stato tifoso di piloti, non lo sa, ma noi lo sappiamo. E i tre piloti di cui è stato famoso sono stati Loso, e lo sappiamo, Biagi e adesso Marquez. Pensa che trio. No, no, E però lui voglio non vede al di là della sua, è come i cavalli che c'è davanti, sai, la dire. Biagi. Allora, hai parlato di tre piloti completamente diversi. Cosa vuol dire? Sei tifoso lo stesso di tre No, compagni? no, no. Allora, innanzitutto Marquez non è Marquez meno qualcosa perché lo abbiamo visto in queste prime gare. E Marquez meno qualcosa. Come Ma no, perché no? alla Come moto, dell'anno scorso, no? E allora? che gli stessi piloti. Allora, dimmi dov'era la seconda GP23, quanti secondi ha preso e quanto hanno faticato lo stesso Bagnaia e il tuo Bastianini l'anno scorso con la GP23. Allora cosa? Inve No, Bastianini ha invece, faticato un cacchio, stai dicendo la solita belinata. vabbè, Bastianini l'hanno battuto al primo giro l'hanno della abbattuto GP3, secondo 10. al primo giro, ma poi quando è ritornato ci ha Minchia, messo quando ritorni, e sei ha allenato con detto, la scapola, e ha hai dei problemi detto, fisici, cosa hai dici? ragione, Uno ma per volta. Tant'è vero che ha ha vinto, alla fine ha vinto un Gran Premio a detto Malesia. Bastianini, ha detto con questa moto non mi trovo perché perdo quella che è la cosa importante per me, che è la velocità. Se non si trova tanto che ha vinto a Malesia la grande, vedi te? Ha vinto in Malesia un Gran Premio, Pur ha non vinto trovandosi, pensa un po'. purtroppo
sto mica dicendo che è una sega. La sto domanda dicendo... era su Marquez, non su Bastianini meno qualcosa. Ma è lui che l'ha messa su Bastianini. Allora, è diventato Bastianini meno qualcosa. Allora, Marquez con la GP23 va più veloce di tutti quelli che hanno la GP23, che l'anno scorso hanno vinto Gran Premi. Per adesso quindi mi pare che in classifica sia dietro a Bastianini. Ma la classifica, quindi. Che vuoi che guardare la classifica dopo due gare? Cosa guardo? Ma è inutile che guardi la classifica dopo due gare, non significa niente. Adesso la guardiamo dopo tre. C'è un mini torneo di 5 Gran Premi o 6 dove si decide tutto per la Ducati, quindi io la guardo. Guarda, tu è perché c'hai degli interessi personali con Bastianini, giustamente. Ma la Ducati vedrai che, cioè, semplicemente guardando la telemetria deciderà. Anzi, è meglio che tu vai a parlare con Lin Jarvis, è meglio che vai a parlare con Massimo Rivo, la cosa quindi, che stai facendo. È meglio che ci vadano anche il manager di Marquez, anche il manager di Martin a parlare. La seconda domanda è se c'è ancora posto per Bastianini in Ducati nel 2025 nel team ufficiale, perché Paolo mi sembra che dica che ormai ha un piede fuori. Ma chi l'ha detto? Ma chi? Paolo. Ma Paolo, c'è un piede lui nella fossa, diverso. La fossa, ora cerchi di tirare dentro qualcuno, hai capito com'è il discorso? No. Bastianini ha delle possibilità, ma c'è più 30 in questo momento. Per uno che sta nel team ufficiale, avere solamente il 30 di possibilità. Rinone è la seconda gara adesso è la seconda gara e prima era la seconda gara. Gran Premio. Appunto. Come no? Sì, ho capito che allora, è il Gran Premio. Se vai a vedere la classifica, il posto è di Martin davanti a Bastianini e dopo Marquez. Allora, adesso c'ha più possibilità Martin. Certo. Poi c'ha più possibilità Marquez e poi... No, se guardi la classifica Bastianini, poi non fare sempre i soliti giri. Non guardare troppo la classifica. Guarda che Pindaro poi è caduto con le ali posticce. Guarda, chi era quello? Icaro. L'anno scorso dicevano tutti Bastianini era fuori, ci va morti, Bastianini, l'avete detto. E alla fine chi ci è andato Bastianini? Strano. L'anno scorso hai fatto un grandissimo lavoro, bisogna riconoscerlo. Hai fatto un grandissimo lavoro, bisogna riconoscerlo, però quest'anno è complicata. Rifaremo lo stesso lavoro. Quest'anno è complicata. Guarda, Bastianini rimarrà in Ducati solo se Bagnaia si mette di traverso, che vuole un compagno. Bagnaia si è già messo di traverso dopo quello che è successo ed è normale, ma già si era messo per il compagno ideale è Bastianini, perché stanno tanto bene assieme. Sul peso politico di Bagnaia per no, questo Bastianini. L'ha detto Paolo, lo dico io, ma io ti dico di più. Allora, in Ducati Gigi avrà guardato la telemetria, no? E si è reso conto chi è che ha fatto l'errore. Quella che ha guardato anche la telemetria di Bastianini in questa gara è quella di Bagnaia della prima. Certo. Però, e la va a vedere anche Marquez, che fa bene. Il peso mediatico alla Ducati adesso, quello che il problema della Ducati è dato che fra 15 giorni il problema è che è primo e terzo in classifica. Non è questo il problema. Il problema della Ducati è fra 15 giorni avremo probabilmente la firma di Liberty Media, è di avere un peso che non è solamente quello sportivo ma mediatico, che al momento, nonostante ci siano 8 Ducati, non ha, perché fa più notizia il Marquez meno qualcosa che la vittoria di Martin. Guarda che anche adesso questo è un altro discorso, perché non ha comunicazione in Spagna, ho capito, ma perché non ce l'ha la comunicazione in Spagna? Questo chiedila lui. Martin non c'ha la comunicazione in Spagna, Bagnaia non c'ha la comunicazione in Italia, come no. Senti, si è parlato testimonia di Telecom, è andato dopo il secondo mondiale sui giornali del mondo, non c'ha comunicazione, cosa deve fare? Scalare l'Everest? Non è che alla fine fa più notizia Costa, mi suggeriscono i lettori. Certo. Ma questo è un altro discorso. Ma vedi che l'arbitro è più intelligente, l'arbitro è fine. No, sono i lettori, io leggo solo che non posso mettere, sono un arbitro meno qualcosa, perché non ho il tasto per mettere i commenti. Questo è un altro discorso. Non mi hanno lui c'ha la testa con Marquez, lui è convinto che Marquez il prossimo anno nella moto ufficiale
e dice una gran belinata, perché non è così. Diciamo che Gigi, che lo ha voluto, che questo lo ha voluto, sì, difficilmente se lo lascerà scappare. Perché ci sono dei posti anche in Pram, da Cresini, con la moto ufficiale. Anche per Bastianini. Certo, ma anche per Marquez. Però Carlo, Borsoi oggi mi ha detto che loro hanno un'opzione che praticamente è a loro favore per 2 anni, Pramac, e devono solo confermarla e lo faranno. Dove hai detto bene, hanno un'opzione. Sì, che stanno però a loro favore, che stanno 2 anni con 2 moto ufficiali. Ce l'hanno fino a luglio, fine luglio. Lui mi ha detto oggi che praticamente dovrebbe cascare il mondo perché non la firmassero. Quindi questo non, quindi non ci sono moto ufficiali in teoria allora fuori da Pramac, se staranno così le cose. Non lo so, non e credo. Poi alla fine il Marquez, preferisci che vada, non lo so, in KTM e ce l'hai contro? Ma dove va in KTM che c'hanno Pedrosa e Binder? Ma non stiamo a dire cosa va in Pedrosa. Ma quelli fanno la squadra Acosta Marquez e KTM è famosa, sì, è famosa per mettere i piloti dove vuole, per cui Binder lo mettono, se vogliono, sì, in gas e sta zitto in Mosca, perché è così che funziona. Cioè KTM non guarda, cosa che potrebbe andarci perché c'è la Red Bull, cosa che lo sta segando in Ducati, che c'è la Monster, un contratto fino all'anno prossimo. Benissimo. E questo non lo sai, ma io la lo Monster, so. No, ma lo so, ma è il title sponsor, no. Il title sponsor è Lenovo. Hanno un contratto firmato per 2 anni, fino a fine 2025. I contratti sono fatti per essere rotti. Sì, vai a combattere contro Red Bull e Monster, poi te ne accorgi che ride. Guarda, Monster con Yamaha c'ha un contratto. Bisogna vedere quello che vale il contratto con ma ce l'ha, l'ho visto io, è ma lo so, cambiare anch'io da Red Bull, sono andare a Monster, che cazzo dici Paolo? appunto e allora cosa fai, Bastianini, Carletto te voglio bene, ma Bastianini c'ha un peso, Marquez c'è un altro. E secondo te la Red Bull lo fa andare via così, che ha fatto il testimonial per 8 anni? No, però la Ducati forse potrebbe rinunciare a Monster. Comunque, la prossima volta gli mettiamo a Carletto il misuratore di pulsazioni, perché gli spettatori sono preoccupati della sua salute. No, ma ci ho attaccato il catetere, ecco. Ma poi io sono un fighter. Quando c'era Mazzinghi, benvenuti. Io sono Mazzinghi che picchia. Lui è il benvenuti che è in casa, hai capito? Ma non è che alla fine fra Marquez e Bastianini gode Martin? Possibile, sicuramente possibile. Ma allora, sarebbe anche Martin, tutto sommato, non sbagliato. Ma Martin godrà se vince il mondiale, perché la Ducati non si può far scappare il numero uno. La decisione non è a vincere il mondiale, appunto, entro il Mugello, che non sai appunto, ancora niente. Appunto, non sai ancora niente, per cui entro il Mugello tu decidi. Metti che sta davanti Martin, tu il prossimo anno fai andare via Martin, oppure fai andare via Marquez. Senti, Martin, così lo sai, sì, c'ha un'offerta dalla Honda che si mette a posto tutta la vita. Ho capito, ma la moto non va, se quello vuole la moto vincere. Non va, c'è ancora un anno, sei ancora convinto che possa andare in Honda, Marquez, Carlo? Sì. No, Marquez, Martin ho detto. Ah, Martin, ma Marquez ma basta. Pensa te, ma pensa te, ma pensa te. No, oh, c'è un'offerta che è meglio che non ti dica quanto è. Vabbè, ma tu pensa, siamo a livello Marquez, Ma se Martin va in Honda, si rovina la carriera. Ho detto che va. Ecco. Sì. Cioè, ti rendi conto? Ho fatto no? lo quello scenario del mercato che conosco, perché ci vabbè, parlo. Tu lo conosci, ma cosa, è la Palissiano. Hai anche dei jab, non ho capito. È la Palissiano, Carlo, perché che siano tutti sul mercato. Scade il contratto, voglio dire, questa è scoperta. Io ti ho detto pagata. Solo le offerte che ci sono, non quello che passa. Ho capito, ma le offerte, voglio dire, anche Aprilia c'ha l'offerta con Quartararo, che significa? Ma Quartararo rimane in Yamaha, non hai capito un cazzo. Eccolo là. Mi ha dato una cartella che sei andato per terra e non so scrivere 10 secondi. Guarda. Allora, ragazzi, devo fare il conteggio? Questa ve la segnate, se la segnate.
Perché? Io dico che Quartararo rimane dov'è. Se, se poi posso sbagliare anche discorsi. No, 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 non puoi sbagliare, non puoi sbagliare. Però lo dico lo stesso, anche se mi sbaglio, lo dico lo stesso. Secondo me Quartararo cercherà di avere una moto vincente. Quartararo rimane dov'è. Rimane dov'è. Comunque dicono che stasera è un Pernat più qualcosa. Mentre Matteo Basile ci fa una super chat e dice Martin in rosso e Mark Ducati 2025 con Gresini. Eccola qua, ve la faccio vedere. C'è la soluzione. Perfetto, perfetto, perfetto. Martin soluzione. In rosso, Mark Ducati 2025 con Gresini. Ma se, come ha detto Matteo, che ha parlato oggi con Borzoi, non è possibile perché non hanno la moto ufficiale. Io sono convinto che il problema che Carletto, diciamo... Conosco, ho parlato appunto con Paolo Campinotti stamattina. Benissimo. Quindi magari qualcosa più di te so. Perfetto, perfetto. Quindi? Allora, ma sai qualcosa in più? Quindi è Ducati che chiede a Campinotti rinuncia a una delle due moto. Sì. Se, come al solito hai detto una di quelle belinate, parziali. Voglio guarda dire, che la Caprama che ha un'opzione per ancora due anni e la firma dipende da Campinotti, non dipende dalla firma. L'ho scritto oggi, me l'ha detto. E questa è l'unica cosa giusta, vera. Okay. Tutto il resto di piloti e di moto, non sapete una sega. Vabbè, io che come fallo? Sapete? Io cosa c'entro? Allora, io sono l'arbitro, adesso cosa c'entro? Allora, se ci sono solamente quattro moto ufficiali, se ci sono solamente quattro moto, piloti e si gireranno. E allora Bastianini sta a comprare anche il prossimo anno. Ma non dire, ma perché chiudi la trasmissione, Matteo? Ti prego, non gli do un'altra cartella che poi non si alza più. Va giù al terzo inning, no, l'inning a baseball. La terza ripresa. Ma sì, è una mazzata. Io avrei voluto un arbitro di quelli da bikini, sai, con il numero. Lo sappiamo, non ce la facevamo. Io la butto lì per rinfocolarvi un po', ma perché non un Iannone in MotoGP, visto che qualcuno lo dice? Potrebbe andare da Campinotti. Iannone? Sì. Quanti vanno da Campinotti, Carlo? Ho detto ma potrebbe, 35. È chiaro che non ci va uno, non ci va l'altro, no? Per guarda, ragazzi, è una pista, non la lascerei proprio. Ti convince, Paolo, la pista Iannone? Guarda, Iannone secondo me se la gioca per il team Ducati ufficiale. E questo sono d'accordo. Ma Superbike. Superbike. Però, certo, però è sempre il solito discorso. I piloti ad alto impatto mediatico piacciono e piaceranno ancora di più il prossimo anno se c'è Liberty Media. Quindi, a parità di risultati, è uno Iannone più qualcosa, è un Marquez più qualcosa. E non ci dimentichiamo che se arriva a Liberty Media, loro vogliono fare un grande casino. Non vogliono più i piloti ciucci ciucci bau bau. Loro vogliono delle sfide. Allora ti prenderanno come capo ufficio stampa. Ti potrei dire che ieri ero al telefono con New York, e non direi una bugia. Io invece con Domenicali, con Stefano, che conta più di New York. Guarda qua, Non posso. Hai cacciato i 4 miliardi di te per l'acquisto. Non posso rispondere a questo colpo sotto la cintura. Comunque la seconda volta che la Formula 1 questo era un colpo basso. Perché Matteo sa, quindi non posso rispondere perché sono un gentleman. Ma dite qualcosa al posto di saper solo, ma la gente non è che sta qua perché voi sapete. Comunque nelle prime tre riprese i giudici mi danno un bel vantaggio. Matteo, dovevi ritirarti poi con Marquez in Ducati, chiedo. Dovevo. Questo non sei stato. Paolo voleva che allora, ragazzi, chiudiamo la trasmissione. In questo caso, ovviamente, dato che i soldi contano, la mediaticità conta, era andato brutalmente al tappeto, ma
gli è stata concesso di tornare sul ring e di combattere, perché è un grande come Tyson, che è tornato, esatto, anche lui adesso, esatto, ha preso più o meno l'età è quella, sì, con la differenza, ma Tyson è stato un grandissimo morso all'orecchio a parte, però insomma, voglio dire, dai, quello che sta facendo adesso Tyson lo fa solo per il grano. Non è che voglio dire che Pernat non lo faccia per il grano. Vuoi dire anche Carlo lo fa. Anche Carlo. Diciamo, anche te lo fai per il grano, ho capito. Però voglio dire, te ti sei fatto anche regalare un computer. No, io non mi sono fatto regalare. Tu ci patisci perché me l'hanno regalato e non l'ha mandato a te, quello problema. Un po' sì, però io uso il Mac, quindi il Mac costa un po' di più. Vabbè, ma comunque, ragazzi, allora, su Marquez l'abbiamo già dette tutte, poi dopo alla fine ci dicono, tanto voglio dire, il pubblico non cambierà idea, dirà che Scalera è pro Marquez, eccetera, eccetera. E che ma è vero, ma ha ragione il pubblico, e Pernat, sputando controvento, dirà che è un Marquez meno qualcosa. Questo lo dirà sempre. Lo dirà sempre, ma insomma, vabbè, ragazzi, lo dovete capire ormai, cioè, ma poi lui deve difendere Bastianini. Oh, no, non c'entra Bastianini in questo momento. Io dicevo già che Marquez è qualcosa di meno, già prima di Bastianini, dai. Infatti si è visto con la GP23 che stava saltando addosso. Intanto non ha vinto un cazzo. Un podio l'ha fatto. Quando vincerà mi dirai. Senti, ma è vero che rimani in America se vince Marquez e Austin? Ad Austin. Prendi la cittadinanza lì. Torna a Genova, me ne imbellino. Torna a Genova. ma vince Austin o no? Sì, può Carlo. Vincere, come no. Chi altro può vincere Austin? Bastianini sicuro, sicuramente. È facile, quando vince non è mai facile. Vabbè, però non c'era Marquez, voglio dire, ha vinto, non c'era Marquez. Vedremo. Se vince Marquez, tanto di cappello, Paolo, non so mica di quello. Anche se vince Bastianini, tanto di cappello. Sì, tu tanto di capelli che non ce n'hai quasi più, metti un parrucchino. Ci sono tutti. E comunque, vabbè. Comunque, di Marquez ormai lo sappiamo. Adesso parliamo invece di quello di cui si è parlato troppo poco, pochissimo, nonostante abbia vinto e dominato, che è stato Martin. Allora, sto Martin... Perché non ne parla mai nessuno? Perché non ne parla mai nessuno, Carletto? Non ha un buon manager. Martin è un po' trasparente. Non ha un buon manager. No, secondo me, guarda, in Spagna non... è più considerato quasi in Italia che in Spagna, secondo me, tanto perché è Ducati, ma forse il suo atteggiamento un po' da gitano, sai, non so come dire, però a me piace, nel senso, come personaggio piace, Paolo, devo dire la verità, fa delle belle cose anche quando vince, cioè non capisco, sicuramente ha preso questa immagine da gitano che probabilmente non piace in generale, cosa vuoi che ti dica, come pilota tanto di cappello, ragazzi, niente da dire. Però c'è questa immagine che non è positiva, non so perché. L'anno scorso al Mondiale l'ha un po' buttato via lui perché l'ultima gara era un po' sopra le righe, non so come dire, Paolo. Forse è l'unico difetto che può avere quello lì, che va un po' sopra le righe ogni tanto. L'anno scorso il Mondiale ce l'aveva a mano, a parte che poi Bagnaia prima di mollarlo ci avrebbe pensato 30.000 volte. Però, Paolo... Io dico che il problema di Martin è che non piace a Bagnaia e la Ducati. No, tu hai detto un giro per il mondo, no? Tu hai detto il discorso era un altro. Sì, no, non piace a Martin in giro per il mondo. In giro per il mondo non piace, ma Bagnaia non è che poi lo gradisca. Ma Bagnaia preferisce Bastianini perché sono perché amici. È più debole. Perché è più probabile. Non lo so, te lo dico io. Mi pare che la seconda gara sia andato un po' prima di lui, in classifica prima di lui, non lo so. Vedere la classifica. Io ti voglio dire una cosa. Non lo so, vedete voi. Carletto, ma per Ducati è meglio che vinca Bagnaia e faccia il tris o vinca Bastianini? Basta che vinca, se ne frega niente la Ducati. No, non è vero, non è vero. Ma Paolo, se la Ducati vince, Paolo, con un pilota ufficiale e vince come team e costruttori, lei è felice lo stesso. Fidati. Per te, Paolo?
Dici che non è vero. Ma guarda, io penso che la Ducati voglia avere una penetrazione maggiore, soprattutto, voglio dire, adesso, come è stato il caso della Formula 1, la vecchia Europa conta e non conta, nonostante gli sponsor arrivino ancora da qua. Se loro vogliono fare qualcosa di più, attirare più pubblico, eccetera, hanno bisogno di un pilota di cui il mondo parla. No, ma la Ducati produce 55.000 moto e le vende tutte. L'anno che Valentino ha fatto cagare ha venduto più moto. Non è un problema di penetrazione, Paolo. Sì, è brand awareness, come dicono gli americani. Ma ce n'ha tanto brand la Ducati in giro per il mondo. E allora, secondo te, non gli interessa. Perché è andato la moto a Marquez? Perché è andato la moto a Marquez? Perché Gigi D'Alinea voleva dargliela. Perché Gigi D'Alinea? Era una scelta personale, non una scelta di azienda o politica. Ma perché? Paolo. Ma perché? Allora, no. Ma non è vero. Gliel'ha ma come andata, non è vero? Ce l'ho dentro gliel'ha io. Gliel'ha andata perché ha la moto GP. Ha voluto Gigi D'Alinea prendere la lui. La moto GP voleva avere nuovamente Marquez. Ragazzi, non date retta scadere che vi racconto un sacco di. Voleva avere Marquez come personaggio. Sì, voleva... ma la Ducati non voleva. Ho capito, però tante pressioni. La linea che comanda ha fatto bene perché tante, l'ingegnere vuole i tanti, ma non è solo, c'è un'altra super chat. Sì, non c'è nessun'altra ragione. Leggi un po' questa, Carlo, leggi questa. Nessuno dice, legge. Matteo Basile ci dice, nessuno dice che Marquez meno qualcosa dopo essere caduto zitto rialza la moto da solo e finisce la gara in sedicesima posizione. Pecco nel frattempo usciva arrabbiato. Marco esempio di un questo motore. È un esempio della tra virgolette ma quando cadi hai torto non hai ragione No qua, vabbè hanno torto tutte e due sì ma no ma anche nelle prove intanto. Vabbè ma allora un paio allora, di cadute fatte quella Marco. È una cosa a cui ho fatto caso anch'io no, oh, bravo. No meno male ho fatto caso anch'io allora uno si è diciamo bestemmiato e ci sta anche sì, l'altro nemmeno ha guardato di corsa si è messo lì e rialzato la moto poteva prendere un punto ne ha preso nessuno però questo è merito di Marquez è uno che ha vinto 8 mondiali nessuno esatto. Questo è la conferma di quanto lui sia un personaggio completamente diverso da tutti gli altri. Cioè, ancora è allora dal punto di vista, diciamo, dei risultati, tu puoi dire che è un Marquez meno qualcosa, ma uno che dopo due gare si è abituato a vincere sempre a stracciare tutti. Certo, Paolo. Però voglio dire, è sempre lui e lo ha dimostrato ma adesso in queste due gare, ma ha qualcosa più degli altri. Lui è uno che praticamente vedi cade non ci, me, io credo dico una corbelleria ma io credo che quando sta in terra andando per terra pensa subito a rialzarsi e a ripartire però, per le cadute si è rovinato la carriera non dice Abelinati e qua hai 25 cadute all'anno poi ne ha fatte di quelle brutte hai ragione sono errori quelli lì si chiamano cappelle in termini tecnico. Hai ragione, lui è fatto così. Però il fatto che a Portimao sia andato già a cercare il limite con una moto che è comunque inferiore alla GP24 e vorrei ricordare una cosa, tutti hanno osservato che la moto di Marquez sembrava, e sottolineo sembrava, più lenta sul rettilineo rispetto alla GP24. Però io vorrei ricordare che è vero che era più lenta, ma non perché era più lenta di motore, ma perché nell'ultimo curvone, che sono tre curve da fare assieme, non riusciva a guidarla perché quella moto lì, e lo ha confermato Bastianini, nel curvone l'anno scorso ha detto addirittura Bastianini che perdevano 4 decimi. Ma adesso cosa vuoi? Voi no, cosa fai? Il super tifoso di Marquez hai ottimi ruoni, No, ti voglio si è arrabbiato. Va bene, fa super tifoso. Lui non è
lui per, cioè, allora, io ogni tanto ho la visione di tutto, ma lui ha la visione parziale. No, no, io abbiamo dovuto spaccare i marroni che rompeva i coglioni con l'Oso per 26 trasmissioni. Allora beh, l'Oso lasciamolo adesso stare. Adesso vi faccio una domanda su un altro pilota, così non parliamo più di Marquez per 5 minuti. So che siete discordanti. Sì, alla grande. No, veramente. Con Toprak, la merita la MotoGP o no? Ma uno che corre Carlo così Gianni la merita. Sembra pensiero. Allora, uno così che corre la merita, sincero. Ma andarci, poi bisogna capire se ci sa andare in MotoGP. È completamente diverso, attenzione ragazzi. È chiaro che se la Yamaha non ce l'ha messo, un motivo ci sarà. D'accordo? Se no, non è che la Yamaha negli ultimi tempi abbia fatto tutte queste scelte intelligenti. Il problema della Yamaha è che hanno pensato erroneamente, uno dei tanti errori che ha fatto la Yamaha negli ultimi tempi, che lui non sarebbe mai andato in nessun'altra casa BMW per prima, perché pensava che non fossero competitivi abbastanza. Invece Toprak ha dimostrato che è lui che fa andare la motocicletta, perché la BMW può essere migliorata, ma non a questo livello. E la Yamaha che sta facendo con Ria? Niente. Quindi io da parte mia dico una cosa, la guida di Toprak è molto spettacolare, è una guida da superbike, quindi con la moto che si muove molto, si attacca molto all'avantreno, probabilmente la moto GP non consente una guida così garibaldina. Però Toprak, però Pedro Acosta garibaldina la fa. Ecco, esatto, era lì che volevo arrivare, però non è detto che determinati piloti non riescano a piegare, tra virgolette, la moto alle loro esigenze, e Toprak ha una sensibilità che non c'ha nessuno. Non so se li avete visto fare, cioè l'ultima che gli ho visto può sembrare una fregnaccia, ma invece significa che c'ha un equilibrio spettacolare, di stare in equilibrio sulla testa senza mani, è capace di andare a marcia indietro con lo scooter, fa delle cose fuori dal mondo, perché lo fa da ragazzino. Secondo me, guarda, io per dare una svecchiata a questa MotoGP, che insomma di personaggi non è che ce n'ha tanta, io Toprak... Non ce n'ha tanti. Non sei d'accordo, Carlo. Non ce n'ha tanti. Quali sono i personaggi? Dai, quali sono? Di Marquez, di Pedro Acosta. Ah, vabbè, di Marquez siamo d'accordo. Oh, meno male, siete d'accordo su come allora, c'è? Allora, il primo che hai detto il primo che hai detto è Marquez, e questo già praticamente lo dico perché io non sono come te, non ho il paraocchi, Paolo. No, però voglio dire, prendo atto del fatto che in questo momento ti sei appoggiato alle corde e vado avanti, no? E più che sei appoggiato alle corde, io ammetto le cose. Fai come Muhammad Ali, rope ed op, no? Che fece allentavi. Allora, ragazzi, hai preso tante di quelle cartelle in quattro. Vi do una chicca. Quando ci fu il mitico combattimento, Cassius Clay al secolo Muhammad Ali fece allentare le corde del ring, cosa che non sarebbe stata permessa, perché così lui si chiudeva, prendeva i pugni, assorbiva, e l'altro si è stancato a morte. È quello che sta succedendo adesso con Pernat, che ha appena detto che Marquez è ma io sono obiettivo, tu no. Allora, sei obiettivo. Quando eri con Biagi, ma hai combinato tanti di quei casini, che la metà basta. Biagi, voglio dire, era un fenomeno. Biagi era un fenomeno, quelli per cui ti fava lui sono tutti fenomeni, gli altri sono dei coglioni. L'Oso, vero fenomeno, 4 mondiali, non cadeva mai, un vero racer, un fenomeno. Biagi, non puoi dire. L'unico Valentino, guarda... una pipa? No! Lorenzo, una pipa, ma vai a darvi al tuo. No. Allora, Valentino assolutamente non è una pipa, perché uno che vince... Quando c'era Valentino Marquez, eri tifavi per Marquez, perché sai cos'era? Ma no. Era il karma di Biagi, perché Biagi non ha preso lo stupino da Valentino. Allora hai provato l'altro, dai!
Io, allora, lì praticamente tutti e due erano così, perché quando Biaggi gli ha passato a 200 a Donington, perché Valentino, l'unico problema, ma io con Valentino gliel'ho sempre detto, il problema di Valentino è che lui non rispettava gli avversari, nel senso... Meglio che non ti dica cosa pensa Valentino di te, se non ma quello non è un problema, perché se io ti dico quello che Biaggi pensa di te, è un disastro. No, io con Biaggi sono d'accordissimo. Questo è quello che dice a te. Siamo pure camicia, lui è pure camicia, guarda. Sì, sì, è quello che dice a te, è quello che dice a te. Ma poi con Biaggi... C'è stato un periodo che sembrava quasi che vi voleste mettere d'accordo. Ma noi ci siamo voluti anche bene. Perché? Tanto a Biaggi, che mi ha fatto notorietà, ha vinto 3 mondiali, come lui deve molto a me perché aveva una moto vincente. Beh, la moto vincente c'era solo per lui, insomma, voglio dire. Vabbè, no? Infatti sto parlando di lui, mica di altri. Poi, anche quando si parla dei grandi sponsor, lo sappiamo tutti che il primo anno di Chesterfield venne a zero lire. No, una bella sega, non è vero. È vero. Venne a zero lire. Venne a pochi soldi, a zero lire. No, non è vero. Zero lire. 400 milioni aveva preso in un anno, che cazzo stai a dire? Zero era lire. Poco rispetto a quello che aveva fatto lui. Matilde Tomagnini disse che era venuta a zero lire. No, io c'ho i contratti in mano, in casa. Poi glielo facciamo tirare fuori. Glielo facciamo tirare fuori il contratto. Senti, Carletto. Non temi che perché adesso questo qui è, vedi, io ti vengo un attimo sotto, non temi che Aldeguer, che viene visto come l'altro Acosta, non possa approdare nel team ufficiale con la seconda moto, perché vogliono fare al 100%. Perché il contratto ce l'ha con Ducati, lo escludo al 100%. Anche perché le Ducati, la prima volta che hanno fatto i contratti con i vari Bagnaia, Iannone, Bastianini e compagnia, l'hanno sempre lasciato alla Pramac, perché è logico, non puoi bruciarti una moto, Paolo, che non lo sai. Infatti, ma se KTM, fosse meglio la Ducati, sarebbe già fallita la Ducati. KTM infatti se l'è bruciata la moto di Acosta. Chi? Del KTM, che gli ha dato la moto ufficiale ad Acosta. Se l'è bruciata. Ma parlate di moto team ufficiale? Moto team ufficiale. Tu parlavi di team ufficiale, Paolo? Sì. Tu mi hai detto team della Rossa. E io ti dico no, al 100%. Se mi dici che è una moto ufficiale... E se Pramac non rinnova? Ah, sono cazzi per la Ducati. Tu dici. Potrebbe... Non lo so, c'è un'opzione però, caro. C'è un'opzione che il signor Paolo Campinotti deve fare valere. Certo. Che non è ancora stata fatta. E perché non è stata fatta? Questo chiedi alla Campinotti, che sei un giornalista. Io so che la Ducati... venire a picchiarti con me, fai il giornalista vero. Infatti io ho fatto il giornalista vero, e Gigi vuole cambiare la politica e dare solamente una moto ufficiale. Però non doveva mettergli quell'opzione, allora. Ma ce l'aveva da prima, evidentemente. Magari gli faranno pagare di meno la moto, dai. Ha sbagliato. Ma a livello in MotoGP, secondo voi, allora è alto o basso? Così qua si scatena, perché vi vedo un po' tranquilli. Io direi che non è altissimo. Non è altissimo. Però è alto, dai. Secondo me non è altissimo. Hai detto bene, non è altissimo, ma non è, però non è, sai, altissimo. Tu parli tanto, vorrei vedere i piloti fortissimi, Lorenzo. Sono forti tutti, sono tutti forti. Tu e questa gente qua con queste moto, se fanno anche loro i sorpassi. Capito, Paolo? Abbiamo delle visioni diverse. Bisogna vedere. Queste moto, il problema, te lo dico, visto che ci dicono adesso di parlare di Liberty Media che compra Dorna. E grazie, ma sono d'accordo, secondo me, su questo tema. No, ma sai, non lo so. Il primo fatto è che appena arriva Liberty Media elimina le ombrelline, per cui Pernat Liberty Media glielo darà il pass MotoGP per la macchina Pernat, o lo fa camminare? È nel contratto. Ah, c'è 4 miliardi più il pass MotoGP. Ma Carletto, ti eliminano le ombrelline? Fatto in Formula 1. Ci metto io una parola buona con Stefano. Anche lì. Non ti preoccupare, che è tutto sotto controllo.
È sotto controllo? Ma sei sicuro? È giusto, il mondo cambia, che andiamo sotto purtroppo o fortunatamente le mani di gente che lavorerà sul marketing, sullo show. È cambiato il mondo, quindi era inevitabile. Però dobbiamo stare attenti a una cosa. Stiamo attenti che noi non siamo il pubblico della Formula 1. La Formula 1 è un pubblico di status symbol, di gente che va là non sa un cazzo. Qui è un mondo di scappati di casa, tra virgolette, Paolo. Il pubblico della MotoGP mangia il panino, hot dog, si veste con la maglietta, cioè è l'appassionato vero. Levato il discorso di Valentino, che aveva tutte le donne, le figlie, le nonne che venivano e non sapevano niente, questo nostro mondo è un po' da scappati di Paolo. Il pubblico spende sì, 100 euro, 105. No, Paolo, è diverso. Tanto, ma questo però... è vero, questo è vero, è evidente. Sì, è un pubblico diverso. È un pubblico dobbiamo diverso. Dobbiamo mantenere questo tipo, magari mettendoci un marketing giusto, cambiato il mondo. La cosa è sicura sarà la televisione, perché quando andrà a Liberty Media gli dirà: signori, volete la Formula 1? Vi prendete anche la MotoGP? Quindi avremo altre televisioni in più che non abbiamo. Coreane, oppure le televisioni che ci sono adesso magari cambieranno, perché non ti devi dimenticare che Liberty Media fino al 2027 si becca la MotoGP così com'è. Beh, ci mancherebbe altro, ci sono dei contratti firmati, ragazzi. Ecco, quindi voglio dire, è un bel problema. L'importante, Paolo, che prendano dei professionisti per ogni ramo, che sappiano quello che fanno, capito? Cioè l'era Spelletta, secondo te, definitivamente finita o qualcosa terrà? Carmelo è stanco, non credo che ci sarà. Vabbè, però c'è Carlos, ci sono... Ecco, probabilmente staranno trattando sul fatto che rimanga Carlo, la figlia, il nipote. Cioè, qualcosa lì dentro ci rimarrà. Alla fine, se cominciano così, cominciano veramente però, male. Poi, ma magari non nei posti... Allora, organizzare il MotoGP, Carlo e Spelletta va anche bene, capito? Manca il marketing, la comunicazione, l'hai detto sempre anche te, no? Questa è la cosa principale. Chiaro che non andremo nei circuiti arabi, perché il circuito cittadino, la moto è vietato, se no ti ammazzi. Quindi lì non ci sarà qualcosa. Carletto, attenzione, io mi aspetto che facciano qualcosa di simile, ovviamente non... Non puoi correre sui circuiti cittadini? No, aspetta. Io mi aspetto che in qualche maniera facciano dei circuiti cittadini, però con particolare attenzione alla sicurezza, voglio dire. Io me l'aspetto le cose così. Però ci vuole la sicurezza. Meglio che i piloti facciano una bella associazione, perché andiamo La vedo abbastanza grigia perché non ci sono più i piloti di una volta. Oggi i piloti, tranne pochissimi, sono un po' tutti pupazzetti, no? Perché è così. Ma detto senza cattiveria. No, hai ragione, Paolo. Su questo non mi picco, facciamo il clinch e non ti do botta. Sì, esatto. Allora, Carletto, io ti voglio dire che c'è questa bella domanda di Maurizio Galletti. Ducati, questa è Vox Populi, Ducati è meglio che si tenga stretto Marc Marquez, perché Acosta se li mangia tutti. Quindi perché sarà meglio. Perché i bastianini non possono mangiarselo anche loro? Non lo so, io la penso diversamente. Senti, aspettiamo. Stanno andando fortissimo. Bagnai ha vinto due mondiali, ma porca di quella Eva, ma stiamo scherzando? Allora per una gara è diventata una pipa, ma di cosa state dicendo? No, assolutamente. Però anche la Popoli è sbagliata. Allora la prossima gara, se vince Bagnai e fa secondo Bastianini e Marquez quinto, Marquez è una pipa, ma stiamo ragioniamo sto modo. No, però io ti dico una cosa, anche Acosta aspettiamo a giudicarlo fra qualche altra gara. Certo, giustamente, ma comunque ha dimostrato di essere fortissimo. Assolutamente, ma ha dimostrato di essere fortissimo lui, è stato un caso, oppure Binder, che fino a ieri abbiamo detto che era uno fortissimo, è un... Paolo, è una gara, è un gran premio, magari uno l'ha molto a posto, l'altro no. Allora, dopo due gare possiamo dire che Vignale si è rinato
e che è un pilota che deve rimanere lì che può vincere il mondiale. Vignales ha creato un bel problema alla famiglia. Perché erano già pronti a giubilarlo e adesso ma non è un problema anche Aleix Espargaró nel caso non voglia smettere, perché poi ha troppi problemi Aprilia. Io la mia opinione è che uno dei due verrà fatto fuori. Vabbè, nel caso di Aleix, sarà, cioè, diciamo, si ritirerà nel senso fuori che fuori nel senso buono. Aleix è fortissimo anche lui, è uno che all'Aprilia deve fare un monumento. È un miracolo che ha cominciato a fare quella moto, l'ha fatta lui, tanto di cappello, ragazzi. Poi, vero o no? Certo. Comunque, con Buas, Fiat, Kubo, Gianni, problema, Scalera ha ragione, al comunque, momento Marquez è Carlo, la migliore Ducati lui, 2023. Al momento Marquez? È la migliore Ducati 2023. Ah, dal 23, meno male che alla 23. Io parlo della Ducati 2024. I risultati Carlo, li metti sulla carta, al papiro, Carlo, però Bastianini terzo nel mondiale, Carlo, prima Ducati. Paolo ha il pulsante per mettere i commenti che vuole, ti avverto, quindi sì, ma lo dove, so, quelli ma dicono, quelli no, ma adesso quando mi tira i ganci, mi tira i ganci no, sotto, ma guarda, vabbè, sotto la cintura. Guarda, leggo questa di Ugo Iorio. Caro Scalera, di solito sei bravino, grazie del bravino, ma adesso dire che Marquez con la K ha la precedenza per la Ducati ufficiale mi sembra un pochino eccessivo, va bene che tu sei abbagliato da Marquez, ma anche no. Questo non l'ho scritto io. però è così, cioè no, quello che tu ti hanno già detto che non è così. Quello che spera la Ducati è questo. Ma cosa stai dicendo? Ma non sai nemmeno quello che ma è così. Ma non dobbiamo parlare di Marquez, dobbiamo parlare degli altri. Per esempio, un pilota su cui siamo entrambi d'accordo, secondo me è un ottimo pilota, e ne sarai d'accordo anche te, e che in questo momento è in grossa difficoltà, Luca Marini. Ma Paolo, no, non sono d'accordo con te. No, non siete d'accordo su No, cioè lui ha fatto bene a fare una scelta di quel genere, ci crede, sa che mette a posto. Paolo, fino all'anno scorso, è l'unico pilota che non ha vinto un gran premio con le Ducati. Ha vinto anche di Gian Antonio. Ti basta? Secondo me è un buon pilota. Ti basta. Ha vinto un gran premio, Paolo. Ho capito, però è un buon pilota. Non hai capito, è così. È un buon pilota. Ma non ho detto che è una pipa, chi l'ha mai detto? Però, se permetti, l'anno scorso è l'unico pilota che non ha vinto un gran premio con la Ducati. Sì, sì, cosa mi rispondi? Sei per terra? Io rispondo. Lui poteva rimanere ovviamente nel team VR46, ha fatto una scelta coraggiosa, lo avrebbe mandato via. Che la fine l'anno scorso non ha vinto un gran premio, l'unico pilota della Ducati ha vinto Di Gian Antonio, Carlo, come ha vinto Di Gian Antonio vincevo anch'io. Ma infatti, no, voglio dire, ne ha vinta una anche Bastianini l'anno scorso, voglio dire. Sì, però ne sono state 9 di Gran Premio. Con la pressione delle gomme molto bassa. Bassa. Anche gli altri l'hanno vinto con la pressione bassa, lo sai meglio di me. Quando Bastianini aveva la pressione bassa, ma Carlo Penna aveva molto alta. A proposito di Marquez, ma Alex hanno sprecato una moto, chiede qualcuno? Beh no, rispetto all'anno scorso stanno facendo male. Può patire anche il fratello in squadra, però devo dire che l'anno scorso si è meritato tutto, ha fatto un bel campionato, dai, insomma, onestamente, anche vinto, no? Quindi, ragazzi... Una sprint. Sai, ora poi siamo dopo due gare, come cazzo si fa a dire che è sprecata dopo due gare, dai? Bisogna aspettarne 5, Paolo. 5 gare si può fare un piccolo bilancio, con due no. Onestamente. Tu sei ancora dell'opinione che la decisione ci sarà a Mugello? Al Mugello. Se non è a Mugello è poco prima, non di più, Paolo. E anche ribadisci che Quartararo rimane Yamaha. Per me rimane Yamaha.
ribadisco, e chi prendono al posto lì di Jarvis, che ha detto che a fine anno va in pensione? Questo non lo so. Come non lo sai? Magari Scalera. No. Ha detto che è interno. È interno. E ci andrà Meregalli, dai, su. Tu dici così, cioè, Meregalli. Tu l'hai detto così perché è il primo che ti è venuto in mente. No. Ragazzi, prendi uno che conosce bene la Yamaha. Certo. Dai, su. Certo, onestamente, certo. Cosa faresti? Suppo. Meregalli anche bravo. Livio, così poi Livio. Fai i contratti con Livio che ti piace. Beh, ma ormai io contratti magari di me, penso se magari Livio lo prendono a Liberty Media. Può darsi. Ma magari, beh, è un bel manager, ma io fossi Liberty Media ci penserei sicuramente, ma lo dico seriamente, Paolo. Sì, sì. Perché no? Perché no? No, perché sì. No, manager, basta che non metta le regole che ogni tre gare un pilota deve cambiare casa. Quando mi vedo. Potrebbe fare, se lo metto nei divertimenti, a quell'idea della moto a sorteggio, no? Che si infatti le case ci starebbero subito. Comunque mi vedo un po' scarichi, perché siete d'accordo addirittura su Livio. No, ma guarda, allora, io adesso rialzo, perché c'è Gerardo Celentano che dice una cosa stragiusta: può piacere o meno, ma con Marquez competitivo la MotoGP è molto più interessante. Su questo allora, non c'è dubbio. Vedi. Su questo non c'è dubbio, ma ci mancherà. Paolo, io non sono come te. Guarda, voglio dire, la Ferrari ha preso l'Ha preso Hamilton. Hamilton. Ha preso Hamilton. E allora? E c'aveva comunque... Cioè, voglio dire, a parte che loro sono fissati con Leclerc, il predestinato, ma c'avevano Sainz che tra l'altro ha bastonato Leclerc all'ultima gara ed è un signor pilota. Hanno preferito prendere Lewis Hamilton, e questo perché? Perché ormai, e lo dico con grande dispiacere perché tu lo sai, diciamo, da dove vengo io, ormai quello che conta è lo spettacolo, e quindi anche la Ferrari ha preferito prendere uno che comunque è un grande campione, uno che fa parlare. Preferiscono avere in squadra uno che fa parlare. Prossimo anno andremo a correre in Tennessee, che c'è il circuito pronto americano, ragazzi, vicino a Memphis e a Nashville. Vedrete. Bene. Tracaus è lì, quindi voglio dire. Lo dico perché è una cosa che so. Sì. Abbiamo fatto un pezzo, Matteo, abbiamo fatto vedere anche le fotografie col pilota della NASCAR, c'è già la fase. Andiamo a vedere il museo di Elvis Presley, che io l'ho visto, che è a Memphis, dove c'è la Cadillac tutta d'oro. Ma cosa c'entra questo, però? Una cosa così. Vabbè. Allora, ho messo talmente più poche, ne ho vinte 7. Guarda, Michele Panico, e questo io gli posso anche dar ragione, dice che Iannone andrà in Pramac, e dato che Campinotti è innamorato di Iannone, ed è vero, e prenderanno Marquez nella squadra ufficiale, lui per avere qualcuno quasi allo stesso livello come personaggio prende Iannone. Potrebbe essere. Vedi. Sono amicissimi, gli vuole un bene della Madonna, Paolo. Vedi. State andando troppo d'accordo. Secondo me siete a corto di fiato tutti e due. Ma io l'ho detto per primo, due o tre volte. Ma siete a corto di fiato, siete tutti d'accordo. Ormai. Gabriele Antonio Parodi, Bernat morde un'orecchia a Scalera. Dovreste fare queste cose qua, sto show qua, perché faccio come gli attentatori che gli hanno levato l'orecchio e gli hanno fatto mangiare. Te lo taglio e te lo faccio mangiare. Cioè, ma Morbidelli, meno male che è l'orecchio, comunque. Ma visto che è contratto a parlare di Pramac. Sì, ma anche perché non trovo altri membri. No. Membri. Ma parlate di Pramac, ma quindi Morbidelli, è già a casa. No, bisogna vedere. Ragazzi, ma siamo alla seconda gara. Facciamo tutte ipotesi, magari alcune fondate. Bisogna aspettare la quinta gara, ve l'ho già detto, la quinta gara. Quindi l'unico sarà Quartararo, che gli IRS vedrai che deciderà. Oh, qua c'è Alessio che dice una cosa che però è abbastanza giusta, devo dargli... Marquez è personaggio eppure non riempie una tribuna. E questo ma di Valentino sotto quel punto di vista non ce n'è,
però comunque non riempie la tribuna, però ha sempre più tifosi di altri piloti. Cioè, io non vedo, quando andiamo, diciamo, entriamo in un circuito, c'è poi uno spazio da un punto di vista sportivo, mi piace, che no, ma voglio dire, tu guarda le tende che vendono il merchandising, cioè gli altri piloti fanno. Ma guarda che Massianini sta facendo record di merchandising, così lo sai. Veramente. Beh, però se aveva venduto 5 magliette il giorno prima non vale. Adesso cioè, ne vende 10, vabbè. No, dai, no, te lo dico, parla con Pritelli. No, vai a vedere. Vabbè, ma Pritelli è il secondo. Pritelli è il secondo perché il primo è VR46. Pritelli... Sì, ma Marquez chi è che lo vende? Prima lo vendeva VR46. E sto venendo nel tuo Carugio. Ho capito. Bisogna vedere quanta roba vende Marquez e quanta roba vende Bastianini. Comunque, secondo me, io non credevo che restaste in piedi per un'ora. Ti ha già stupito, secondo me. Mi ha preso di botte. Ma anche lui. Ti già stupito. Ti ho preso meno. Poi parlano i voti elettori. Adesso i voti, devono dare i voti. Bravo. Adesso domani sotto il video voi metterete chi ha vinto. Vincitore e perdente. Noi faremo però non darlo a Scalera, fallo te perché lui modifica tutto. Lo sai. Sì, voglio dire, quello che è famoso per fare le pastette, per cambiare sulla linea di partenza, far squalificare un pilota, sei te, mica so io. Esatto, quindi voglio dire. E se il giorno che sarò un po' in crisi con te ti farò squalificare facendo finta che mi hai dato un colpo basso. Vabbè. Carletto, Alaio, diciamo così, non voglio avere la vittoria, però voglio, credo di essermi meritato un altro match. Sì, volentieri. Così poi dopo il secondo sparisci del tutto. Sì, un altro match. Però dai, visto che non abbiamo neanche granché di effetti speciali, anche la barzelletta ce la siamo meritata, Carlo. Porca troia. Dai. Ma guarda, c'è Perna Tescalera. Che vanno in giro per il paddock, no? Questa qua a un certo momento Pernat vede un'ombrellina con un perizoma della Madonna. Pernat alza le braccia, guarda verso il cielo e dice Belinche per Isoma. Sai, è normale, no? Certo. E Scalera lì con la mano guarda in cielo, Belino non vede niente. E allora dice: ah, Carle, se ne passa un altro, fammelo vedere anche a me. Però ci ha lavorato. Questo hai preso il KO. Vabbè. Quelle barzellette, perdate il numero uno. Non c'è partita, Mattia. Lo riconosco. Va bene, ragazzi. Abbiamo un po' cazzeggiato, ma ci siamo divertiti come al solito. Assolutamente, spero anche perché il motociclismo è anche divertimento. E devo dire una cosa, che su una cosa Valentino è sempre stato il più vincente in assoluto, perché perlomeno in pubblico non lo abbiamo mai visto incazzato. Era sempre sorridente anche nei momenti... Diciamo, anche dopo la Malesia non l'ha fatto vedere, ha fatto incazzare gli altri, ha fatto incazzare Albi, Uccio, noi diciamo un po' si è tenuto. Vabbè, ragazzi, grazie di esserci stati e poi ci rivediamo perché ne faremo altre cose. Sì. Ci sarà la rivincita, lo spareggio. La rivincita. Poi, ragazzi, se alle Man Quartararo annuncia che passa, che va in Aprilia, accompagnala. Che ragazzi, poi è un casino, perché se va in Aprilia... Non ritiro perché sennò sarebbe la seconda volta. Basta ritirarti, Carlo. Se vai in Aprilia, il problema è che poi Bastianini non ha una via d'uscita, capito? Ma figurati, ma non dire Belinelli. Proprio fare il manager, sai nemmeno da che parte. Vabbè. Ma che ti ha detto Lynn Jarvis a proposito? Perché ha detto salutami Scudera. Quello non c'è dubbio, perché siamo in ottimi rapporti.
ma te lo tiene una Yamakina M1 per Bastianini? Se Bastianini... La tiene la moto ufficiale. Sì, no, beh, però tanto voglio di prendere 10 secondi con la moto, quindi... No. Ma secondo me è una moto che sarà quella che vuoi dire che guidata da Bastianini andrebbe più veloce per che me con l'intervento di Marmorini e di Massimo Bastianini. Bartolini c'è un ma poi scusando Bartolini Marmorini gli manca solo Bastianini. Bravo. E con questa vale più della barzelletta questa. Vabbè. Ciao. Grazie ragazzi, ci sentiamo prossima settimana, buona serata, ciao.